Cari chitarnauti, ciao e bentornati sul nostro canale di YouTube e su lezionechitarra.it. Qui è Claudio che parla. Dunque, qualche tempo fa abbiamo fatto un video dove abbiamo visto i 10 accordi indispensabili che tutti i chitarristi devono conoscere bene. Oggi vediamo invece le 10 progressioni di accordi, quindi giri di accordi che ogni chitarrista e musicista dovrebbe conoscere. Per ciascuna progressione spiegheremo cos'è tecnicamente, perché suona così bene, come viene suonata normalmente sulla chitarra e soprattutto vedremo alcuni pezzoni di esempio per capire all'atto pratico come queste progressioni si integrano nella musica vera. Prima di cominciare, una cosa veloce: è il compleanno di lezionechitarra.it, che compie 8 anni. Infatti abbiamo cominciato nel 2014. Per festeggiare mettiamo tutti i nostri corsi super scontati fino al 50%, quindi ci sono tutti i corsi miei, i corsi degli altri bravissimi insegnanti, tutti i generi musicali, gli stili chitarristici, tutti i livelli. Mi raccomando, la promo dura soltanto pochi giorni a partire da oggi, il giorno in cui esce questo video. Ti lascio tutte le informazioni in descrizione del video qui sotto. Bene, ma ora mettiti comodo, chitarra alla mano, se vuoi plettra un bel like, scarica lo spartito tab di queste 10 progressioni, di cui l'ultima è assolutamente la mia preferita, quindi mi raccomando, rimani fino alla fine. E ora cominciamo. Progressione numero 1, il classico giro armonico, questo. Quindi stiamo parlando del classico giro di Do, che chiaramente può essere suonato anche in altre tonalità, ed è una progressione 1, 6, 2, 5, anche se ne esistono alcune varianti, perché per esempio il secondo grado, quindi il Re minore, potrebbe essere sostituito da un quarto grado, quindi 1, 6, 4, 5, molto spesso lo si trova anche così. Perché questa progressione suona così bene? Beh, ci sono tutti gli elementi fondanti di una tonalità, quindi abbiamo l'accordo di primo grado, l'accordo di tonica maggiore, l'accordo di sesto grado, quindi l'accordo di tonica della tonalità relativa minore, il secondo grado, il quinto grado, quindi l'accordo di dominante, e la cadenza perfetta che risolve sul Do maggiore. Quindi è un giro di accordi appunto a suo modo perfetto. Sulla chitarra come lo si suona? Beh, non c'è un modo specifico per suonare questo giro d'accordi. Lo si può trovare in prima posizione su una canzone di stampo acustico folk, o anche suonato con dei barré in mezzo al manico, o con degli accordi parziali. Diciamo che a seconda del genere musicale viene suonato con delle forme un pochino diverse. Esempi di pezzoni fatti con questo giro di accordi, beh, infiniti, tantissimi. Prendiamo in Italia ad esempio tutte le canzoni di Gino Paoli, che ha fatto La gatta col giro di Do, ha fatto Il cielo in una stanza, quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti, ma anche Sapore di sale, Sapore di mare. Tutte col giro di Do, ci ha costruito una carriera, ma anche ad esempio invece uscendo dall'Italia all'estero, perché Love of My Life dei Queen, Love of my life, you hurt me, è un giro armonico. You broke my heart and now you leave me. Questa volta in La maggiore, quindi vedi bene che viene usato in tonalità diverse. Ecco, caso interessante quello del giro armonico nella sua variante minore. Se prendiamo ad esempio l'inizio, la strofa di Don't Cry dei Guns N' Roses. Ecco che abbiamo un giro armonico di Do, ma che parte dal secondo accordo, quindi dall'accordo di sesto grado. Ed è interessante come questo giro d'accordi funzioni perfettamente, anche cambiando non l'ordine, ma il punto di partenza del nostro giro armonico. Progressione numero 2, l'armonizzazione in orizzontale, questa. Di cosa si tratta? Beh, è l'armonizzazione di una scala maggiore, quindi presa una scala maggiore con le sue 7 note, abbiamo un accordo per ogni nota della scala, e tra l'altro organizzato proprio in maniera molto lineare e orizzontale sul manico, come faremmo sulla tastiera di un pianoforte. Perché suona così bene? Beh, è l'armonizzazione di una scala maggiore, e la scala maggiore è il fondamento della musica occidentale, quindi se ci suona bene e orecchiabile questa cosa... La stessa cosa fatta per accordi, chiaramente ci suonerà altrettanto bene. Sulla chitarra come si suona? Beh, appunto, l'ho chiamata in orizzontale perché molto spesso viene suonata proprio in questo modo, quindi si parte da un accordo, in questo caso in La maggiore, Si minore, Do diesis minore, Re, Mi, Fa diesis minore, quindi viene stesa proprio mantenendo la stessa forma di La, portandola avanti in orizzontale, no? La stessa cosa potremmo fare in Do. Do, Re, Mi,
fa, sol, la minore, eccetera. Chiaramente poi dopo sulla chitarra si fa un pochino più fatica sulle posizioni più acute. Ecco, spesso questa progressione è una delle primissime cose che si studiano in ambito jazzistico e quindi gli accordi vengono suonati a quattro voci con le settime. Quindi in questo caso avremmo Do major 7, Re minore 7, Mi minore 7, Fa major 7, Sol 7, La minore 7, Si semi diminuito e ancora Do major 7. Quindi questa è una bella variante con gli accordi a quattro voci. Esempi, ma ce ne sono svariati. Mi viene in mente ad esempio questa Boys Don't Cry The Cure. È un esempio emblematico perché abbiamo veramente i 4 o 5 accordi, no? Dell'accordo di primo grado, di secondo grado, di terzo grado, di quarto grado. Questa bella scala poi che ribadisce ancora proprio la linearità per gradi congiunti della scala. Quindi non si salta nessun gradino della scala, ma vengono fatti proprio in fila in questo modo e questo è veramente molto molto orecchiabile. Altro esempio è Here, There and Everywhere dei Beatles, capolavoro McCartneyano, che invece è in sol maggiore ma utilizza lo stesso espediente, no? Quindi tutti gli accordi della scala, dell'armonizzazione, stesi almeno fino al quarto grado, stesi in orizzontale. Scusate, quando poi dopo inizio con i Beatles non riesco a smettere. E un ultimo esempio, e questa volta gli accordi non sono suonati in orizzontale, ma molto probabilmente in prima posizione, ma il concetto rimane sempre lo stesso, la strofa di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, che è in Do maggiore. Quindi c'è Do, Re minore, Mi minore, Fa. Quindi ancora ripeto, fatto in prima posizione, ma possiamo vedere diciamo l'orizzontalità in questo caso, perché sono i 5 gradi della scala di Do maggiore armonizzati in fila per accordi. Progressione numero 3, il giro axis, questo. Perché giro axis? Perché il giro è diventato ancora più popolare dopo che qualche anno fa è stato pubblicato questo video. A jolly swagman kept by a billabong. Take on me when I come around. Take me on when I come around. I'll be gone. Beh, se non l'avete mai visto, fatelo perché è divertentissimo. Gli Axis of Awesome, questo gruppo, suona decine e decine di canzoni di fila sempre con lo stesso accordo, mettendo in luce un fenomeno che ad alcuni era già noto, ovvero che nella musica pop questo giro viene usato e strausato ormai da decenni, fino ad arrivare diciamo al paradosso degli ultimi 20 anni, in cui praticamente quasi tutte le canzoni che passano per radio hanno questo stesso identico giro d'accordi. Si tratta di una progressione 1, 5, 6, 4. Sul perché suoni così bene, in molti hanno cercato di dare una risposta che sia ad esempio matematico armonica. La verità è che è una sorta di variante del giro armonico in cui sono presenti tutte le note della scala maggiore, perché se ci pensi in un accordo o nell'altro viene coperta appunto l'intera scala maggiore. Ecco, rispetto al giro armonico, che come abbiamo visto si conclude con un accordo di dominante che risolve poi con la cadenza perfetta sull'accordo di tonica, qui abbiamo invece una cadenza plagale, ovvero l'accordo di quarto grado che risolve sull'accordo di tonica, che è una cadenza un pochino più morbida se vogliamo, ma molto molto gradevole per l'orecchio e contribuisce appunto a rendere questo giro così orecchiabile. Ecco, sulla chitarra un po' come il giro armonico non c'è un modo specifico di suonarlo, viene suonato in mille modi diversi, in tutte le tonalità possibili, quindi pensiamo ad esempio a Under the Bridge delle Red Chili Peppers, che è suonato in Mi maggiore qua in mezzo al manico. Di esempi, oltre a Under the Bridge abbiamo With or Without You degli U2, che credo sia in Re maggiore come tonalità. Abbiamo Woman No Cry di Bob Marley, è sempre lo stesso giro di accordi fondamentalmente, no? Dovrebbe essere in Do maggiore. Abbiamo Country Road di Denver, che credo sia in La maggiore. Abbiamo Torn di Natalie Imbruglia. This is how I feel.
Sempre lui, no? In fa maggiore, ma sempre lui. Interessante anche qui la variante in minore, quindi se noi anziché partire dall'accordo di primo grado, partiamo dall'accordo di sesto grado, quindi dal terzo accordo del giro, abbiamo questo giro. E anche questo giro, questa variante è stata strausata, mi viene in mente ad esempio Zombie dei Cranberries, che è in mi minore, appunto a questo tipo di sequenza. Ma la cosa magica di questo giro è che da qualsiasi accordo parti, in realtà, se prendi la sequenza, mantieni quell'ordine di accordi, da qualsiasi accordo parti viene fuori comunque una sequenza che è molto orecchiabile. Anche se partiamo ad esempio dal secondo accordo, dall'accordo di quinto grado, avremo questo. Quinto grado, sesto grado, quarto grado e primo grado. E comunque funziona sempre. Progressione numero 4, la stairway progression, ovvero questa. Di cosa si tratta? Si tratta di una progressione in minore costruita attorno ad un accordo minore che parte dalla nota fondamentale al basso. Questa nota scende sempre di un semitono, mantenendo invece il resto dell'accordo invariato, andando a creare una serie di accordi diversi e molto affascinanti. Perché suona così bene? Qui la spiegazione è abbastanza semplice, perché a prescindere dalla complessità armonica degli accordi che si vanno a creare, quello che percepisce il nostro orecchio è la scala cromatica che guida la progressione. Quindi in sostanza sappiamo, il nostro orecchio sa cosa aspettarsi dopo, no? Perché anche una volta che siamo arrivati a questo quarto accordo, poi ci aspettiamo un quinto accordo, per esempio, che scende ancora di un semitono. Quindi la scala cromatica veramente guida la progressione in una maniera veramente, veramente efficace. Ecco, una cosa interessante è come sulla denominazione da dare a questi accordi ci sia sempre da discutere. Anche di recente ho discusso proprio su questo con un utente. Ad esempio, se prendiamo la progressione di stairway, il primo è chiaramente un La minore, il secondo può essere visto come un La minore major 7 con un sol diesis al basso, ma potrebbe anche essere visto come un accordo aumentato, ad esempio il terzo come un minore settima, ma anche come un do maggiore, ad esempio il quarto io lo vedo come un minore con la sesta al basso. Però davvero possiamo dare denominazioni diverse, però la realtà è che la progressione è comunque sempre lei, viene usata in modo quasi prefabbricato, ovvero tutta la progressione viene presa e applicata ai diversi accordi e alle diverse tonalità. Come viene suonata di solito questa progressione sulla chitarra? Ma generalmente attorno ad un accordo minore, quindi l'intera progressione si svolge attorno a quell'accordo. Nel caso di Stairway succede questo, in questo registro medio. Talvolta la stessa progressione viene invece fatta su un registro totalmente grave, quindi fatta proprio al basso. A volte la si sente suonata anche così, e in altri casi invece su registri più acuti. Se fosse in re minore, ad esempio, sarebbe qui, no? Ma è sempre comunque la stessa idea. Beh, di esempi ce ne sono tantissimi. Si parte appunto da Stairway to Heaven, a Taurus, la canzone che le Zeppelin avrebbero copiato per realizzare la loro, che in cui l'arpeggio è praticamente identico. Beh, altro esempio nel super standard jazz My Funny Valentine, che è una delle canzoni d'amore più belle mai scritte e una delle mie canzoni preferite, soprattutto nella versione di Ella Fitzgerald, che è in sol minore, quindi viene suonata, può essere suonata in questo modo attorno all'accordo di sol minore, la progressione è sempre lei. E tra l'altro l'esempio più vecchio che mi è venuto in mente, non mi vengono in mente esempi precedenti che arrivino dalla musica classica. Voi amici musicofili, se conoscete esempi precedenti a My Funny Valentine, scrivetemelo nei commenti qui sotto, grazie. Ma gli esempi sono veramente ancora tantissimi. Abbiamo Into the Great Wide Open di Tom Petty. And I waited till the finish high school. Stessa identica progressione abbiamo Michelle dei Beatles. In questo caso siamo in fa minore e l'intera progressione viene comunque svolta sempre attorno all'accordo. Sempre rimanendo sui Beatles abbiamo il ponte di Something. Don't wanna leave it now. No, I believe how. E venendo invece in Italia abbiamo la splendida Dedicato a te delle Vibrazioni, che è una sorta di Stairway to Heaven. Adesso non mi ricordo bene il disegno dell'arpeggio, però ecco, si è preso l'arpeggio di Stairway to Heaven, si è messo una corda sia vuoto, ma la progressione fondamentalmente è sempre lei. Punto 5, progressione dorica, che è questa.
ha veramente qualcosa di magico questa progressione fatta di soli due accordi. Quindi abbiamo un accordo minore e un accordo che sta una quarta più in alto di dominante, accordo di dominante. Quindi in questo caso ad esempio sol minore, do settima. Perché questa progressione suona così bene? Ma innanzitutto è una progressione modale, quindi esula dal nostro, dalla nostra comfort zone della musica tonale. Infatti se facessimo un'analisi armonica classica dovremmo dedurre che sol minore e do settima sono due accordi della tonalità di fa maggiore, ma in realtà non ha senso vederli in questo modo. Infatti il centro tonale è sol minore e questi due accordi vanno visti a sé stanti, appunto come sequenza armonica modale, e questa cosa, diciamo, è un po', suona un po' esotica alle nostre orecchie che sono abituate al contesto tonale. E poi in generale è davvero affascinante questo senso di innalzamento che dà questa progressione, almeno a me fa questo effetto. Dato da questo passaggio dall'accordo minore all'accordo maggiore di dominante, che sta un pochino più in alto, ed è un passaggio minore maggiore che è meno scontato del solito sol minore si bemolle maggiore, quindi accordo relativo minore, accordo relativo maggiore. Qui il minore maggiore ha un suono del tutto invece sognante, sofisticato e in qualche modo sospeso. E sulla chitarra, beh, chiaramente può essere suonato in vari modi, però spessissimo, anche in molte canzoni famose, vediamo veramente questo innalzamento gestito con un cambio di corda. La chitarra, come sappiamo, è organizzata per quarte, per intervalli di quarta, il rapporto tra le corde, no? E quindi il fatto che l'accordo salga di una quarta viene spesso gestito banalmente scendendo di una corda. E infatti se prendiamo alcuni brani ad esempio, come la classica Breathe, dei Pink Floyd, vediamo che proprio abbiamo questa discesa di una corda. Ma anche se prendiamo Oye Como Va, abbiamo la stessa idea, no? C'è l'accordo di La minore, si scende di un accordo e si va sull'accordo di Re settima. Quindi vedi che spesso viene proprio usato questo espediente di scendere di una corda. Stessa cosa succede anche su Mad World dei Tears for Fear, bellissima. Nel ritornello abbiamo It's a very sad, funny, kind of sad. Quindi abbiamo questo fa diesis minore, si settima, che possiamo suonare appunto sempre con la nostra discesa di una corda. Numero 6, giro rock and roll blues. Può essere suonato in mille modi, comunque questo. Quindi struttura 1, 4, 5. Beh, si tratta di una struttura veramente fondante all'interno della musica occidentale, l'abbiamo sentita in miliardi di canzoni, e sono fondanti proprio anche i tre accordi all'interno di una tonalità. Infatti sono i tre accordi maggiori presenti nell'armonizzazione di una scala maggiore, quindi sono tre pilastri ed è per questo che questa progressione suona così bene. Ma poi suona bene perché sono i tre accordi fondanti anche del blues, che è il genere su cui si basa la musica contemporanea. In quel caso nel blues i tre accordi sono tipicamente suonati con una settima, quindi sono tre accordi, diciamo, di dominante, vanno a formare quel 12 bar blues, che è una delle strutture più utilizzate, più familiari per le nostre orecchie. Ecco, un consiglio che ti voglio dare è, anche se non hai magari grandissime conoscenze in fatto armonico, è impararti a memoria questi tre accordi nelle principali tonalità. Il fatto di sapere ad esempio che in do ci sia do, fa, sol, in sol abbiamo sol, do, re, in mi abbiamo mi, la, si. Ecco, questa cosa vedrai che ti darà una grandissima consapevolezza e una grandissima padronanza a livello di visione musicale generale. Fammi sapere come va. Ecco, sulla chitarra come viene suonata questa progressione normalmente, ovviamente in vari modi, però spesso, soprattutto nel blues, ci sono davvero i due assi, verticali e orizzontali. Quindi sull'asse orizzontale noi abbiamo magari un riff basato su un certo accordo che si va poi dopo a spostare in orizzontale, quindi la forma è sempre la stessa. E noi la spostiamo appunto in orizzontale mantenendo quell'idea, o anche talvolta invece in verticale, quindi nel caso di quei boogie che sono comunque basati su un accordo, no? Perché in questo caso abbiamo l'accordo di Mi, poi si scende di una corda. E la stessa cosa succede anche suonando proprio per accordi, no? La,
Re settima, scendo di un accordo, no? Quindi vedi bene che spesso queste progressioni si gestiscono o totalmente in orizzontale o totalmente in verticale. Esempi, ma sono veramente migliaia, praticamente tutte le canzoni ci sono questi tre accordi. Parlando di blues, mi viene in mente la classica Sweet Home Chicago di Robert Johnson, in cui la versione più famosa è quella di Blues Brothers. Ma anche per esempio nel Tempo di morire di Battisti abbiamo la stessa idea blues. Questa volta suonato su un accordo di Do maggiore, però poi i tre accordi sono Do, Fa e Sol. Ma anche su tutti i rock and roll, ad esempio di Jerry Lee Lewis o di Chuck Berry, magari suonato in orizzontale in questo modo, no? Ma non ultimo anche in quelle canzoni che vogliono suonare allegre. Pensiamo ad esempio ad un giro come questo. Questo è il giro di Lowe Lowe, Lowe Lowe, ma anche di Wild Thing, Wild Thing, o di Gianna, 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 Gianna non voleva. Tutte le volte che vogliamo fare un brano che suoni allegro, anche un po' caraibico, possiamo tirare fuori questi accordi suonati in questo modo. Prossimo punto, altra struttura assolutamente fondamentale, il 2-5-1, questa. Che cos'è? Appunto è un 2, quindi accordo di secondo grado, 5, accordo di quinto grado, 1, ed è la struttura fondante del jazz, ma anche in generale della musica leggera. Perché suona così bene? Ma appunto è un nucleo fondante dell'armonia, è un po' una variante dell'1-4-5, o meglio, forse l'1-4-5 è una variante del 2-5-1, non lo so, è un po' l'uovo e la gallina, quindi è l'ordine che cambia, nel senso che qui abbiamo l'accordo di secondo grado, abbiamo l'accordo di quinto grado e alla fine l'accordo di primo grado, quindi con una cadenza perfetta, quindi questa progressione non può che suonare in maniera orecchiabile. In ambito jazz, come avrai notato, spesso questa progressione viene suonata con le settime, quindi con accordi a quattro voci, e suona incredibilmente bene. Una cosa estremamente interessante che viene spesso utilizzata per guidare dei cambi di tonalità o dei cambi di area tonale. Sulla chitarra come si suona? In una varietà di modi, però un grande classico è suonare il primo accordo, l'accordo di secondo grado in forma di La, in questo modo, e poi dopo invece l'accordo di quinto grado in forma di Mi, in questo modo, per poi chiudere ancora sulla forma di La. Questo è un classico, però talvolta invece viene ribaltato il concetto e si suona l'accordo di secondo grado in forma di Mi, l'accordo di quinto grado in forma di La o anche di Do, per poi chiudere invece tornando sul primo grado in forma di Mi. Vediamo alcuni esempi. Abbiamo parlato di usare 2-5-1 per cambiare tonalità o aree tonali. Beh, un super classico è Tune Up di Miles Davis, in cui ci sono tre aree tonali proprio rappresentate da 3-2-5-1. Quindi abbiamo il primo 2-5-1 che parte Re minore, la settima Re major 7 in questo caso, poi dopo il Re major 7 diventa minore e abbiamo un secondo 2-5-1, questa volta che va a chiudere su Do, quindi un 2-5-1 in Do, e poi dopo il Do diventa minore e abbiamo un terzo 2-5-1 che va a chiudere in Si bemolle. Quindi è interessante perché c'è questa progressione in cui l'ultimo accordo, quindi l'accordo di primo grado, diventa minore e diventa il secondo grado del nucleo successivo, no? Quindi è un espediente molto geometrico, matematico, che viene spesso usato in ambito jazz proprio per fare esercizi collegando i 2-5-1 in queste catene infinite che ci servono appunto per prendere confidenza. Bene, quindi qui avevamo dei cambiamenti di aree tonali, ma in realtà quando parlavo di 2-5-1 usato per cambiare area o tonalità intendevo un po' un'altra cosa. Abbiamo alcuni fantastici esempi in dei brani di musica leggera. Prendiamo ad esempio From Me to You dei Beatles, quindi quella che fa così. If there's anything that you want, if there's anything I can do. Quando si arriva poi dopo però al ponte, fa questo. I got arms alone to hold you, to keep you by my side. Quindi la canzone è in Do maggiore e poi c'è un Sol maggiore, ma a un certo punto poi arriva un Sol minore settima, un Do settima e un Fa. Quindi questo è un 2-5-1 bello e buono in Fa maggiore, quindi ci serve per guidare, per spostarci dalla tonalità di Do maggiore a quest'area tonale invece di Fa, ed è un espediente veramente molto comune: Sol minore, Do settima e Fa. E una cosa molto molto simile succede anche nel capolavoro di De Gregori, La donna cannone. Quando nel ritornello siamo in Do maggiore e fa questo. Thank you.
abbiamo qualcosa di molto simile a quello che è successo nella canzone dei Beatles, perché abbiamo Do maggiore, siamo in Do maggiore in quel punto, poi però dopo abbiamo questo Sol minore, ancora, Do settima, e Fa maggiore, quindi è esattamente lo stesso identico espediente. Un altro bellissimo esempio ce l'abbiamo in Oggi sono io di Alex Britti, quando nel ritornello fa così. Che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci, solo per portarti a letto e non me ne frega niente. Ecco, nella canzone siamo in Si minore, però a un certo punto arriva un La minore, Re settima, che ci guida nella tonalità di Sol. Quindi è un esempio in un'altra tonalità, ma molto molto simile ai due visti in precedenza. Numero 8, giro flamenco o progressione andalusa. Questo. Beh, direi progressione assolutamente fantastica. Di che cosa si tratta? Si tratta di una progressione, se la vogliamo vedere così, 6, 5, 4, 3, accordo di dominante, quindi accordo maggiore, perché il 3, l'accordo di terzo grado, dovrebbe essere minore, ma in questo caso diventa accordo di dominante, che poi dopo ricollega all'accordo iniziale. Perché questa progressione suona così bene? Beh, c'è una chiara progressione discendente, quindi è la progressione discendente definitiva, se ci pensiamo. Bom, bom, bom. Sentiamo proprio questi accordi che scendono, no? E questo chiaramente mantiene l'orecchio agganciato alla progressione stessa. In ultimo, anche il fatto di avere comunque un accordo di dominante che chiude e risolve sull'accordo, diciamo, di primo grado minore. Come si suona sulla chitarra? Ma normalmente viene suonata con la stessa forma, quindi in questo caso ad esempio questa forma di Mi minore, che viene mantenuta spostando in orizzontale arrivando poi dopo all'accordo finale. Chiaramente bisogna avere l'accortezza di stare attenti all'accordo minore, poi maggiore, 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 ok? Ma la forma in realtà rimane sempre la stessa, tanto che ci possiamo muovere agevolmente. E la stessa cosa potremmo fare ad esempio se avessimo una progressione in Re minore, che la forma comunque rimane la stessa. Alcune canzoni di esempio di questa progressione sono la classica Porom Pompero, che è un brano, diciamo, quasi iconico di questa progressione. In quel caso siamo in Do minore, se non ricordo male, come tonalità, però anche lì comunque viene gestita, credo, con degli accordi suonati in orizzontale in questo modo. Un altro esempio è, neanche a dirlo ovviamente, Innuendo dei Queen. Okay, in cui questa progressione viene suonata in La minore in modo assolutamente classico. Ma la verità è che questa progressione non viene utilizzata soltanto in dei brani dal sapore flamenco o che vogliono scimmiottare il flamenco, come nel caso di Innuendo. È stata utilizzata anche molto nella musica pop, perché se prendiamo ad esempio Please Don't Let Me Be Misunderstood, è esattamente questa stessa progressione. Ma anche Hit the Road Jack di Ray Charles, gli accordi cambiano più velocemente, ma è sempre lei. Hit the road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road Jack, molto bella. In ultimo anche Good Vibrations dei Beach Boys ha la stessa progressione, nella strofa ha qualcosa di questo genere, quindi Mi bemolle minore, però gli accordi sono sempre loro. Numero 9, progressione malinconico drammatica. Cos'è? È questa. Poi arrivato a questo punto puoi evolvere talvolta diventando minore, talvolta invece andando su un altro accordo, come per esempio questo, La settima. Quindi di cosa si tratta? Si tratta di una progressione 1, 3, dominante, 4, e poi appunto talvolta 4 minore, secondo grado maggiore a seconda dell'esempio. Perché suona così bene? Beh, c'è una fortissima tensione drammatica tra i primi due accordi, l'accordo di primo grado e l'accordo di terzo grado dominante. Questi due accordi già danno questo senso drammatico o malinconico. Ma poi un'altra cosa estremamente interessante è questa sorta di cadenza d'inganno che c'è andando poi sull'accordo di quarto grado, perché fatti i primi due accordi l'orecchio si aspetterebbe una risoluzione da questo accordo di dominante all'accordo di Mi minore, in questo caso della tonalità di Sol maggiore, che è quello che succede ad esempio in Georgia on My Mind di Ray Charles. Georgia, Georgia. In quel caso si risolve in Mi minore, ma invece nel nostro caso
questa cadenza viene ingannata invece andando sull'accordo di quarto grado, e questa è una cosa abbastanza invece sorprendente, che dà questa sensazione invece ascendente, no, di salita costante. E poi, a seconda del brano che prendiamo in esempio, appunto il giro si può svolgere in modi diversi. Beh, sulla chitarra spesso i primi due o tre accordi vengono suonati in orizzontale nella stessa forma, quindi se siamo in sol maggiore ad esempio faremo questo, manteniamo la forma e lo suoniamo in orizzontale. In do possiamo suonare in questo modo, lo spostiamo avanti e suoniamo in orizzontale in questo modo. Beh, esempi ce ne sono veramente tantissimi, avrete riconosciuto il beat iniziale di Creep the Radiohead. E questo è un esempio veramente classico del fatto di arrivare sull'accordo poi di quarto grado e poi fare un quarto grado minore, che è molto bello e riconduce sul sol maggiore. Un altro esempio super super famoso importante è Sitting on the Dock at Bay di Otis Redding. Sitting in the morning sun, I've been sitting in the sun. Qui ecco, gli accordi durano la metà, quindi il cambio è più veloce, e soprattutto quando si va sull'accordo di quarto grado, anziché fare il minore, si passa su questo accordo di secondo grado dominante, per poi dopo tornare sul sol. Però ecco, la struttura iniziale dei primi tre accordi, che è quella che dà il sapore alla progressione, è la stessa. Venendo in Italia abbiamo la splendida La collina dei ciliegi di Lucio Battisti, che invece è in do maggiore. Ecco, qui in questo caso abbiamo, dopo l'accordo di quarto grado che è il Fa, abbiamo un Sol, quindi si procede in una maniera ancora diversa. Quindi vedi bene che sono i primi tre accordi ad essere in comune tra tutti questi esempi, poi dopo l'accordo successivo può variare, svolgersi in maniera diversa. Bene, ma eccoci finalmente arrivati alla decima e ultima progressione, la mia preferita in assoluto, la progressione che io ho chiamato psichedelica, questa. Di cosa si tratta? Beh, è una progressione che potremmo definire 1, settimo grado bemolle, sesto grado bemolle. In realtà è uno stesso accordo maggiore su cui si muovono i bassi, producendo una cascata discendente che per certi versi è simile ad altre cose che abbiamo visto, però in questo caso questo accordo maggiore che rimane fisso in alto dà un sapore veramente appunto sognante, ed è stato usato tantissimo in molte canzoni dal carattere psichedelico negli anni fino agli anni 60, ed è per questo appunto che gli ho dato questa denominazione. Perché questa progressione suona così bene? Ma appunto per il senso discendente di cui abbiamo già parlato, ma anche per il fatto di avere una mescolanza tra accordi che arrivano dalla scala maggiore e dalla scala minore. Abbiamo ad esempio il La maggiore che arriva dalla tonalità maggiore, ma poi dopo questo Sol o La con Sol di basso arriva invece dalla tonalità di La minore, quindi c'è ancora un interscambio modale. Il Fa diesis minore ancora dalla tonalità maggiore di La, e invece il Fa, se lo vogliamo vedere così, dalla tonalità di La minore, quindi c'è una mescolanza di accordi presi dall'una o dall'altra, c'è questo sapore dolce salato. Ma poi il fatto, un po' come per Stairway to Heaven, per quella progressione, di avere comunque una discesa di basso e un accordo che in alto rimane sempre uguale. Okay? Questo è anche un pochino il fascino di questa progressione. Sulla chitarra come viene suonata? Molto spesso attorno a una stessa forma accordiale, proprio per i motivi che abbiamo appena visto. Quindi ad esempio qui attorno alla maggiore vado a muovere il basso, ma di fatto poi dopo l'accordo in alto rimane sempre lo stesso. Spessissimo attorno all'accordo di Re, suonate in questo modo ad esempio. Molto spesso, talvolta anche in altre tonalità come ad esempio Sol. O in do. Alcune tonalità si prestano di più, altre sono un pochino più ostiche, ecco, però generalmente c'è un accordo attorno a cui si muove poi dopo la parte di basso. Beh, gli esempi si sprecano soprattutto nella musica fine anni 60, inizio anni 70. Partiamo dai Beatles con Dear Prudence, che è in Re. Dear Prudence, won't you come out to play? Rimanendo sui Beatles abbiamo anche Lucy in the Sky with Diamond, che ha l'arpeggio iniziale.
però in realtà la strofa picture yourself in a train in a station na, 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 na. In realtà è sempre questa progressione. Sempre in re maggiore abbiamo anche la splendida Can't Find My Way Home di Steve Winwood. Come down off your throne and leave your body alone. Ma ci possono essere anche delle varianti in cui alcuni accordi vengono omessi, come nel caso ad esempio di Eclipse dei Pink Floyd, dove il terzo accordo, l'accordo di sesto grado, non c'è e si passa subito al sesto grado bemolle. E viene aggiunto questo accordo di dominante alla fine che riporta qua. Però insomma l'idea è un pochino sempre quella. Come altri esempi vorrei citare la splendida Beautiful di Christina Aguilera, credo uno dei pezzi pop più belli degli ultimi 20 anni. Mi sembra sia in mi bemolle, però ecco, vista in re viene così. E poi si sviluppa, ma la strofa è completamente risolta da questa progressione, quindi chi l'ha scritta ha preso questa progressione e ha detto facciamoci su una canzone di grandissimo successo. In ultimo, venendo in Italia, anche qui sicuramente questa progressione è stata usata, mi viene in mente La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani, dove nel ritornello è vivo 2 metri più in là. Abbiamo proprio questa stessa idea, questa volta in sol maggiore, in cui il basso scende fino a dove può e poi dopo per il mi bemolle finale si può spostarsi in un'altra posizione. Però ecco, idealmente comunque anche qui la progressione è sempre questa. Bene, abbiamo visto queste 10 progressioni, sono tutte fondamentali. Avete un'idea di quante decine, centinaia di canzoni sono state costruite, create grazie a queste progressioni? Vorrei sapere qual è la vostra preferita, la vostra personale preferita, scrivetemelo nei commenti qui sotto e noi ci vediamo prossimamente per altri video di tipo didattico. Come sapete cambiano sempre nel tema e nell'argomento, quindi buona chitarra, buon divertimento e a presto, ciao!